il Palazzo Normanno sorse sulle macerie di un antico castello ricostruito nell'XI secolo. Le opere di ampliamento e consolidamento della fortificazione vennero compiute dai feudatari che si susseguirono nel corso degli anni, a partire dalla famiglia dei Falcone nel 1192 fino ai Gentile 8 anni più tardi. Nel 1556 il castello cambiò la sua connotazione e da fortino militaresco divenne palazzo gentilizio. Questo accadde ad opera dei nuovi proprietari, gli Squarciafico, nobili banchieri genovesi dediti al commercio e agli affari. Fu per loro mano che il palazzo si dotò dell'attuale portone d'ingresso che sostituì del tutto l'uso del ponte levatoio. La facciata monumentale, invece, venne ingentilita negli anni a cavallo tra il 500 e il 600 per volere della famiglia Pinelli-Pignatelli, come pure subirono trasformazioni le finestre e i balconi sontuosamente decorati in stile barocco. Nel 1927 la marchesa Anna Ravaschieri Pinelli-Pignatelli decise di donare l'intero palazzo ai frati minori terziari della Dolorata, terminando così la lunga e prospera proprietà della nobile famiglia dei Pinelli-Pignatelli.